Ciao, sono Annalisa Mallus, vengo dalla Sardegna, da San Rocco. Il mio percorso è cominciato molto presto, purtroppo. Avevo già 38 anni quando ho cominciato a perdere i denti, naturalmente per la piorrea, oltretutto, forse familiarità, credo. Lì è cominciata la mia croce, purtroppo. Ho iniziato per sette anni, ho avuto anche una dentiera mobile, perché i soldi non erano poi tanto, non erano sufficienti. Quindi tolti i denti, messa questa protesi mobile, sì, 10 tutti insieme comunque, solo superiori, non inferiori. La mia paura era sempre che mo un incidente mi salta tutto, oppure che rido e salta la dentiera, sai, molto giovane anche oltretutto per avere una dentiera mobile. Poi ho pensato, raccolto i soldi e fatto gli impianti, 6 impianti, ho portato per circa 5 anni i provvisori, mi sono costati abbastanza, circa 6.000 euro, poi avrei dovuto spendere ancora per i definitivi, la spesa è sempre molta, è perché non avevo i soldi per fare i definitivi, ok? E quindi ho dovuto aspettare, li ho tenuti anche bene, oltretutto. Poi è successo che mia figlia, lo stesso mio problema, avendo lo stesso problema, ha deciso di venire qua, ed è venuta lei prima di noi. Sì, è venuta pensando di togliere tutti i denti lei, perché aveva veramente dei problemi, e qui ha risolto il suo grosso problema. Non ha tolto i denti, gli hanno curato le infezioni, non infiammazioni, infezioni che aveva curate male in Italia. È tornata non felice, credimi, rinata di più. Io avevo paura, io gli ho detto, Sara, non andare, chissà che cosa ti fanno, lì ti tolgono tutti i denti e poi cosa fai, no? Quindi paura. Quando invece lei è tornata ed era talmente felice che ha convinto anche noi. E quello che mi ha convinto di più è stato Dottor Palmas. Lui, mentre parla, ti dà questa sicurezza. Non te lo so neanche spiegare che cosa ho sentito, mi sono fidata. Infatti nel messaggio che gli ho scritto, io sono sarda e da sarda mi fido di te. Quindi abbiamo iniziato il percorso, ha iniziato mio marito a Iasci, ha fatto tutto lui, è stato bellissimo, lì ci siamo trovati molto bene, è andato bene, lui è già un anno che ha anche i definitivi. Quindi adesso ho deciso io, ad aprile ho fatto il lavoro, definitivi, provvisori, e adesso ho finito. Guarda qua. Sì, ho messo i definitivi. Che linea hai tu? Che linea hai scelto? Ho scelto Superior e Premium, naturalmente. Beh, visto che sono venuta qua, scelgo il meglio, naturale. Emozionata anche. Un po' stanca perché questo via vai, via i prova, metti, fai, non è facile, capisci? Quindi hai anche paura, mi piaceranno, non mi piaceranno. Dicevo, speriamo che assomiglino almeno i provvisori, perché già i provvisori comunque mi piacevano. Ero già contenta con i provvisori e mio marito mi diceva, vedrai che i definitivi saranno molto meglio. E infatti sì, mi sento con i miei denti, mi sento bene. E solo oggi, questa è la prima. Spero di continuare, no? Di continuare, sono felice, veramente. Il dottor Palmas ci ha dato speranza e ci ha aiutato anche nelle spese, questo lo devo dire. Esatto. È un'altra cosa, cioè io questi qua li sento miei, la protesi invece mobile tu non la senti tua, ti senti sempre a disagio con le persone. Non, hai paura a ridere, hai paura a starnutire, hai paura di tutto, ok? È diverso, non è una vita tranquilla, sei sempre a disagio, mentre con questi denti, con i denti fissi, niente, è un'altra cosa, cioè sorridi alla vita, ok? Io dicevo sempre, la spesa che io dovevo affrontare in Italia, che poi in Sardegna, era tanta, troppa, era quasi più del doppio. E io al mio dentista gli ho detto, sinceramente, cioè, chi ha voglia di ridere dopo che io spendo tutti questi soldi? C'è poco da ridere, ok? Invece qui mi dai il sorriso spendendo la metà dei soldi. E anche il materiale che qua usano,
è diverso sicuramente. Mio marito è partito che voleva gli standard. Mi sono battuta, gli ho detto se siamo qua dobbiamo scegliere il meglio, perché altrimenti è inutile. Cioè, lo standard no, il meglio. Anche perché è più lunga, no? Come tenuta, come vita del dente. Sì che lo so, per questo abbiamo scelto questa linea. Insomma, anche per questa sicurezza, che io non devo sempre tornare in Moldavia per fare un intervento, che lo posso fare dal mio paese. Questa è una cosa molto importante, cosa che penso che gli altri non diano, questa garanzia. E quindi questo è molto importante. Esatto, esatto, questo è molto importante. Sì, il mio sorriso è molto importante per me. Io sorrido sempre alla vita, quindi sono positiva. Meglio dei miei denti, perché i miei denti li ho visti poco, devo essere sincera. Li ho avuti poco in bocca e quindi non lo so, mi dà più, mi sta dando sicurezza. Il mio sorriso è più sorriso. Beh, abbiamo fatto delle gite organizzate benissimo, sono stata molto contenta, fatto sempre amicizia con altre persone del posto, con lo staff di Dottor Palmas, bello, bello veramente. Molto sempre disponibili alle esigenze nostre, che comunque tu vieni in un altro paese, non conosci e hai paura che non riuscire ad ottenere magari qualcosa, non so. Sempre pronti, sempre molto disponibili, anche la logistica e anche te.